buonasera a tutti. Ringrazio Gisella per avermi di nuovo coinvolto in queste discussioni, in questo confronto che è sicuramente molto, molto importante. Come appunto ha detto Gisella, sono il presidente di un'associazione di familiari che si occupa principalmente di autismo e in parte anche di altre disabilità. Sull'autismo mi soffermerò perché è una situazione particolare, comunque legata alla situazione della salute mentale e alla gestione dei centri di salute mentale e anche di neuropsichiatria infantile. Io mi trovo in questa riunione oggi in un clima che mi è particolarmente favorevole, diciamo, per esprimere le idee e anche la motivazione che ci spinge sia come associazioni ma anche come comitato per le famiglie per la 162, all'interno del quale io opero e in particolare all'interno del gruppo autismo proprio del comitato, perché ci lega un filo ideologico ben chiaro, che è quello che ci porta contro l'affermarsi della istituzionalizzazione in generale per le persone con disabilità e per l'autismo. Come movimento di famiglie noi siamo particolarmente preoccupati, devo dire la verità, in questo periodo, perché fino a qualche anno fa, ma si continua a dire anche a livello nazionale, che per l'autismo non esistono strutture adeguate. La legge 134 è ormai una legge di 4 anni fa, legge specifica sui disturbi dello spettro autistico, nasce a mio parere già vecchia, perché comunque indica delle strutture specifiche per l'autismo, non specificando che cosa si intenda per struttura, lasciando quindi anche molto, molto ampio l'idea che si può avere di una struttura anche per il dopo di noi. Attualmente in Sardegna non esistono, anzi non esistevano in realtà, i centri per l'autismo così come ci sono in altre regioni italiane, ben poche a dire la verità. Alcuni sono nati e sono nati secondo noi con i peggiori presupposti. Perché? Perché nascono per prima cosa all'interno di perimetri di strutture fortemente sanitarizzate, in particolare all'interno di una RSA. E questo in qualche modo dà una idea dell'autismo estremamente sanitarizzato, dove la presa in carico, ma anche per il dopo di noi, non soltanto per la gestione di acuzie, che comunque rimane ovviamente una questione più legata a una realtà ospedaliera, proprio la gestione del dopo di noi come una vita al di fuori della comunità. Mi è piaciuto molto l'intervento di Don Cannavera, perché ha, secondo me, centrato l'importanza fondamentale della comunità come elemento terapeutico. Allora, come possiamo noi pensare di proporre delle soluzioni escluse dalla comunità per la presa in carico dell'autismo se sappiamo perfettamente, ma ormai non è che lo dicono le famiglie, ormai lo dice la scienza, che la presa in carico per l'autismo deve essere fatta in ambiente ecologico, cioè nell'ambiente di vita prima del bambino e dopo dell'adulto. Quindi qua è centralissima la comunità e dobbiamo ritornare a parlare della comunità come elemento centrale. Invece adesso vediamo ancora rifiorire, riproporsi di soluzioni che se non nascono nelle intenzioni come soluzioni segreganti, difficilmente potranno evolversi differentemente da così. Cioè, se non lo sono ora, lo diventeranno sicuramente segreganti, perché è una situazione in cui 15, 12, 20 persone con autismo vivono fuori dalla comunità, all'interno di un perimetro che è quello di una struttura sanitaria, dove svolgono tutte le attività della vita, mangiare, dormire, lavorare, fare terapia. Adesso io vorrei sapere da ognuno di voi chi di voi vivrebbe nello stesso posto in cui deve lavorare, in cui deve fare terapia, in cui magari qualcuno si incontra per parlare del suo disturbo, per fare formazione, perché così nascono i centri per l'autismo, anche fuori dalla Sardegna. Si fa formazione per gli operatori, si fanno attività lavorative, attività ricettive, poi ci sono le persone che fanno l'albergo, però ci dormono anche dentro. È chiaro che stiamo creando dei nuclei
di presa in carico completamente fuori dalla comunità. Questa per noi è assolutamente una cosa da abbandonare, e il rischio oggi è che se non prendiamo posizione rispetto a queste soluzioni che ci vengono propinate, è che si pensi, soprattutto questo dal punto di vista della politica, di chi ha poi delle responsabilità amministrative, che la soluzione per l'autismo, ma anche per la salute mentale, ma anche per la disabilità, sia quella. Cioè quella è la risposta da dare. Noi assolutamente pensiamo che questo non sia assolutamente il percorso da proporre. Abbiamo bisogno di sperimentare nuovi percorsi, dobbiamo vivere nella comunità, quindi pensiamo alle case appartamento, pensiamo ai lavori da fare, ai sostegni da pensare nei posti di lavoro, anche i posti di lavoro creati ad hoc, per carità, adesso io non voglio, ci sono tante cooperative, tante realtà che producono in maniera egregia e fanno lavorare anche molte persone con disabilità, però gli sforzi orientiamoli anche al mondo del lavoro, a fare formazione per i datori di lavoro, quindi anche tramite i sindacati che qua sono presenti. Dobbiamo lavorare perché la disabilità, l'autismo, le patologie psichiatriche possano vivere all'interno della comunità, e lo facciamo solo educando la comunità. Quindi adesso io concludo perché credo che la mia idea sia chiara rispetto a quello che dobbiamo fare. Voglio solo dire un'ultima cosa rispetto alla legge 20. La legge 20, come ben sapete, è un sussidio che viene erogato per le patologie mentali, ma anche per l'autismo, ed è un sussidio che viene erogato anche ai bambini. Questo non ce lo dimentichiamo, perché è molto importante, perché in qualche modo restituisce anche una certa centralità alla famiglia. La legge 20 per noi come famiglia e come movimento è attualmente difficile da gestire ed anche difficile da difendere per molti versi, perché appare come un sussidio limitato a se stesso. Non c'è una vera progettualità dietro, non c'è un vero intento di utilizzarlo per l'inserimento nella comunità. Voglio dire anche un'altra cosa: fino a qualche anno fa, credo che nella vecchia legislatura regionale, se non sbaglio, c'era attivo un tavolo di confronto proprio sulla legge 20, all'interno del quale non erano presenti le associazioni familiari. Nessuno di noi. No, non mi risulta. Quindi un tavolo fatto esclusivamente da clinici, da medici. Per quanto mi riguarda, un tavolo anche poco legittimo dal punto di vista anche delle norme, perché la Convenzione ONU, che è una nostra legge dello Stato, impone la partecipazione attiva delle associazioni, dei familiari e dei diritti interessati. Quindi questo non deve succedere più. E questa di oggi è un'occasione ancora più importante per ribadire quanto sia necessaria cementare tutte le nostre istanze, ritrovarci, andare tutti compatti rispetto alle idee che noi stiamo portando, perché non deve esistere più che ci si muova in maniera, come dire, a tenuta stagna, da una parte i clinici, dall'altra le famiglie, dall'altro gli altri, come dire, stakeholders in qualche modo. Dobbiamo essere tutti uniti nel momento in cui le idee sono le stesse di tutti e sono quelle per l'inclusione. Quindi io concludo qui. La mia idea è quella che dobbiamo andare a parlare con il nostro interlocutore, l'amministratore, il politico di questo momento, con delle idee chiare, dei punti fermi, facendo capire che la nostra necessità in questo momento è quella di uscire da una visione estremamente sanitarizzata della disabilità, della malattia mentale e dell'autismo, per ritornare a valorizzare le risorse dentro la comunità. Grazie. Allora, adesso c'è l'intervento di Bruno Melis, Matteo Brignola, Moreno Ungadu. Loro arrivano da Sassari, utilizzano i servizi di salute mentale e quindi ci presenteranno il loro punto di vista e le loro esperienze. Sì, grazie. Allora, volevo iniziare io parlando dei progetti che abbiamo fatto con un'associazione che si chiama Contieria, e poi parlo anch'io un attimo della legge 20. Allora,
per quanto riguarda questa associazione che è nata nel centro di salute mentale intorno al 2008, siamo riusciti a svolgere varie attività e penso che senza aver fatto innanzitutto le escursioni che abbiamo fatto in campagna e senza aver giocato a pallone, che da quest'anno ci ha preso anche la FIGC in carico. Non so se adesso, non voglio dire che sto bene, però non so come sarei sinceramente, visto come ero uscito dal ricovero nel 2010. E quindi penso che le attività sono importantissime, se non fondamentali, per il recupero di un ragazzo. E le escursioni soprattutto, nei boschi, al mare, fanno veramente bene, secondo me, a parte i farmaci e tutte le altre cose. E poi volevo finire con la legge 20, che comunque io nel 2014, dal 2014 al 2015, ho lavorato per 10 mesi tramite la legge 20, un po' per colpa della legge 20 ho smesso di studiare, perché la mattina andavo al lavoro e la sera andavo a scuola serale e non sono riuscito ad andare bene a scuola. Quest'anno riprendo, però grazie alla legge 20, quindi senza quei soldi lì non riuscirei a pagarmi i libri e ad andare a scuola. Quindi non so, io volevo dire solo questo senza fare polemica e nessun tipo di polemica. Volevo solo dire questo per la mia esperienza personale con la legge 20 e basta. Comunque le attività sono fondamentali, se noi possiamo dare una mano per farci sentire con i politici, non so, con le autorità, ve la diamo volentieri, se possiamo fare qualcosa sempre. Non so se ci ascolta, cioè non lo so, se possiamo metteremo le nostre esperienze magari su scritto, non so, faremo qualcosa, parleremo di tutti i progetti, di tutte le escursioni, del calcio e di tutto quanto. Grazie. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Matteo Brignola e non vi nascondo che sono visibilmente emozionato, non sono abituato ad avere una platea come voi davanti a cui parlare, infatti sarò molto conciso, poi lascerò la parola a Bruno che è più abile di me in questo. Io vengo da Sassari, sono trattato dal CSM dal 2012 ormai. Ho avuto anche dei progressi in strutture comunitarie e col passare del tempo sto cercando di migliorare giorno dopo giorno, non è semplice, sono riuscito ad andare a abitare da solo, però dall'anno scorso l'approccio è cambiato, l'approccio nei miei confronti. Io ho un'equipe, grazie a Dio, che mi segue, con una psichiatra che stimo molto, una psicologa, due educatori, delle infermiere, sono diventato il CSM2 particolarmente, parlo in questo momento di Sassari, che è quello in cui io sto, è diventata una piccola famiglia per me. Io posso andare lì, piangere, sfogarmi. Qua ho sentito un sacco di lamentele, giustamente voi le portate in maniera molto più, come dire, in maniera più adeguata, in maniera ne sapete di più. Quello che posso dire io è che dopo un'esperienza della comucheria, come diceva poco fa Moreno, che è semplicemente un'associazione di ragazzi, e dopo l'esperienza di sentire libertà con il dottor Cuni quest'estate, che ci è stata proposta e a cui noi abbiamo aderito con grande entusiasmo, è cambiato qualcosa, c'è stata una scintilla. Abbiamo deciso di riunirci partendo da noi, non per chiedere i nostri diritti, ripeto, con tutte le difficoltà dal punto di vista economico. Grazie. Mi sa che la chiudo qua, sennò finisce che piango. No, volevo salutare perché l'ho vista adesso ed è stata una
quasi una mamma per me per 2 anni, che è la signora Giovanna Murgia, che credo che conosciate tutti, è là in fondo, che è la direttrice della comunità afro di Isale. Siamo Giovanna. Grazie mille a tutti. Intanto buonasera a tutti, vorrei ringraziare Gisella Trincas per lo spazio che ci ha dedicato in questo convegno. Ringrazio per essere presenti Moreno Mudadu e Matteo Brignola, il nostro Mauro Meloni, che è l'educatore del CIM e del CSM, che ci ha concesso, grazie al suo impegno, di essere qui presenti. Ripeto, venendo qua ci siamo chiesti in diversi modi chi siamo o cosa siamo, e io vi racconto un po', per dirvi chi siamo, quella che è la nostra storia. Noi partiamo dalla Comocheria, siamo tutti pazienti che si sono ritrovati nella Comocheria, un'associazione calcistica che ci ha permesso di formare nuove amicizie, di stabilire rapporti, di crescere e di avere quella salute mentale per cui tutti qua siamo presenti e cerchiamo di, nei nostri ambiti, di portare avanti. Attraverso la Comocheria abbiamo giocato un campionato con Alterne Vicende, nel quale si sono risaldati i rapporti della squadra, nel quale io ho conosciuto persone che oggi sono diventate amiche. E parto dal ricordo che ho di quando, prima di iniziare il campionato, io sia fisicamente che psicologicamente non ero al massimo. È stata proprio l'attività della Comocheria che mi ha permesso di svilupparmi e di riprendermi quegli spazi che erano miei. E ringrazio Alessandro Riccio, che è il presidente della Comocheria. Detto questo, a fine anno c'è stata per tutti quei membri della squadra che hanno voluto partecipare l'esperienza di Sentieri di Libertà. Ringrazio il dottor Coni per l'esperienza che ci ha permesso di vivere, perché in Sentieri di Libertà noi abbiamo respirato un'aria nuova, un'aria di pace, serenità, ma soprattutto un sentimento di entusiasmo che ci ha concesso di avere poi quella spinta di cui godiamo tuttora, che ci sta portando alla costituzione di un'associazione di pazienti e familiari a Sassari. Ora, sia la Comocheria che Sentieri di Libertà, che l'associazione che stiamo costituendo, sono per me elementi di salute mentale. Cosa significa? Significa che tutte queste attività che noi facciamo, sia all'aperto che all'interno, che nel tentativo di portare avanti questa nuova associazione, sono delle cose che ci fanno incontrare, che ci fanno parlare, che ci fanno compiere delle azioni verso le istituzioni, che ci permettono quindi di essere più autonomi, se così possiamo dire. Ora, quindi, perché costituire un'associazione di pazienti, di utenti al CSM? Perché è evidente che noi abbiamo bisogno di più iniziative come quelle della Comocheria, come quelle di Sentieri di Libertà, e quindi l'associazione che prende il nome di Pazienti in Pazienti vuole spingere su diversi fronti, tra i quali la tutela dei diritti dei pazienti, o la partecipazione di pazienti e familiari all'interno del servizio sanitario, la richiesta di maggiori risorse per la psichiatria. Ora, se posso dirlo, noi chi siamo? Siamo dei pazienti impazienti di vedere queste cose arrivare a un punto e dire ok, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a realizzare un qualcosa. E questo è quanto, in sostanza. Sono molto contento di essere qui, di poter esprimere queste cose. Ringrazio nuovamente Gisella Trincas e spero che nei prossimi mesi l'associazione possa prendere il volo e riuscire a creare quelle iniziative che purtroppo,
per carenze di risorse i servizi sanitari del territorio non offrono e non possono offrire. Quindi chi vivrà vedrà, insomma.